Ma sull'elezione del Presidente della Repubblica immagino sia legittimo per ognuno parlare con tutti, con i singoli parlamentari, con i singoli rappresentanti dei movimenti e dei partiti. Noi ci fidiamo dei nostri alleati, abbiamo chiesto di mantenere unito il centrodestra sia in questa fase che nelle fasi successive per dimostrare di essere capaci di creare un'alternativa di governo credibile. Fratelli d'Italia con coerenza e lealtà fa questo e si aspetta questo anche dagli altri. Di questo vertice del centrodestra quando ci sarà? Ma nelle prossime ore verrà senza dubbio annunciato. Continuerete a mantenere questa unità di cui si parlava fino a qualche giorno fa, oppure c'è il rischio che si perda, diciamo, un'unione di questo centrodestra, considerato che Salvini sta incontrando tutti quanti i leader? Sarebbe da Fazziano rompere l'unità del centrodestra, quello che noi con Giorgia Meloni prima di tutti abbiamo sempre perseguito è l'unità sostanziale di una coalizione che ha valori, progetti, programmi comuni e che oggi deve trovare le ragioni per restare unita, perché questo ci chiede il nostro popolo e questo dobbiamo fare. Quindi l'ultima domanda che le vorrei fare è, non sembra che non si parli più di Quirinale, ma di esecutivo, quindi del prossimo governo. È effettivamente così, cioè, nel senso, sembra che la discussione sia cambiata, non si parla più del presidente, ma si parla di un rimpasto di un nuovo governo. Non ci riguarda.